Mister, buongiorno. La partita con la Vis Pesaro, che sensazioni ha lasciato? Ma sensazioni positive per la vittoria, per la prestazione, per il modo con cui abbiamo interpretato la partita e l'impressione che sarà molto duro il girone di ritorno perché tra chi si vuol salvare, tra gli scontri diretti o contro squadre comunque competitive e forti, saranno tutte partite difficili. Abbiamo visto domenica con la Vis Pesaro, si è stati bravi a concedere praticamente niente, però le difficoltà le abbiamo trovate. E domenica scorsa anche altre partite hanno confermato quello che stiamo dicendo da tempo, cioè che non ci sono gare dall'esito scontato, tutt'altro. No, non ci sono gare dall'esito scontato. È anche vero che le squadre più importanti stanno iniziando a vincere con continuità, quindi è chiaro che se vogliamo rimanere là davanti dobbiamo dare continuità di risultati anche noi. A metà percorso, che bilancio possiamo tracciare sia dal punto di vista del campionato in senso generale, sia dal punto di vista di squadra? Il campionato, come abbiamo detto spesso, è un campionato altamente competitivo e molto equilibrato. Vuoi perché qualche squadra che è partita con i favori del pronostico ha incontrato qualche difficoltà e adesso si sta riprendendo, vuoi perché comunque le squadre nella zona bassa di classifica sono squadre ottime, cioè il fatto che l'Arezzo con l'organico che ha sia ultimo in classifica è una cosa che fa un po' impressione e quindi ci aspettiamo nel girone di ritorno un campionato, un ritorno veramente equilibrato e difficile. Per quello che riguarda noi è sicuramente un girone d'andata importante, credo sia la prima volta che vengono fatti questi punti e questa posizione di classifica e per la prima volta ci vede competitivi davanti e quindi è un ulteriore passo che ci deve insegnare a come stare là davanti, quindi sono tutte cose nuove. Giocare da primi in classifica o da squadra di testa è diverso che giocare da sesti, quinti, quarti, perché tutte le squadre giocano per affrontare la prima in classifica e quindi se magari qualche volta il Südtirol era snobbato, da primo in classifica non lo snobba nessuno. Le chiedono anche, a tale proposito, all'inizio del giorno di ritorno, se e dove si aspetta eventualmente qualcosa di più da parte della sua squadra. Ma noi siamo abbastanza critici, forse anche troppo, per cui andiamo a cercare spesso i difetti dove altri non li vedono. Quindi basta e avanza la nostra analisi, perché poi quando parli con gli addetti ai lavori che vedono la partita da fuori, ti dicono che no, ma guarda che comunque non è così. Cioè, voi la vedete, andate a cercare veramente il pelo nell'uovo. Io ieri sera ho sentito un allenatore del nostro girone dire: ma guarda che a Cesena comunque la partita è stata una partita in equilibrio, non è vero che vi ha messo sotto. Secondo me è stata una partita sottotono invece, per cui bastano le nostre analisi e cercare di migliorare le cose che vediamo noi, perché abbiamo comunque dei giocatori giovani che devono crescere e qualche giocatore che sta trovando per via degli infortuni la miglior condizione adesso. Domenico e Ravenna, la squadra come sta? La squadra sta bene anche se, cioè, dovremmo rientrare tutti, a parte Greco che è squalificato, però devo valutare 4-5 giocatori che sono un po' acciaccati, qualcuno che si è allenato in modo differenziato per i problemi che ha avuto la settimana scorsa, qualcuno che ha avuto problemi questa settimana, quindi abbiamo tutti a disposizione, molto probabilmente, però con qualcuno devo valutare se è il caso che parta dall'inizio. Marchi e Voltan, due giocatori che elevano il tasso. Sì, sicuramente ci incrementano il gruppo dal punto di vista qualitativo e numerico. Le scelte nostre, quelle della società, sono quelle di non lasciare niente al caso e il fatto di prendere due giocatori di questo tipo sicuramente ne è la dimostrazione. Poi
per caratteristiche sono anche giocatori che in Lega Pro hanno sempre fatto comunque bene, per cui credo che si integreranno all'interno del nostro gruppo e ci daranno una grossa mano.